Chi sono? Sicuri di volerlo sapere? La storia della mia vita non è per i deboli di cuore. Se qualcuno ha detto che era una bella favoletta, se qualcuno vi ha raccontato che ero solo un tizio normale, senza una preoccupazione al mondo, quel qualcuno ha mentito. Ma ve l'assicuro, questa, come qualsiasi storia che valga il racconto, è a proposito di una ragazza. Questa ragazza. La ragazza della porta accanto. Mary Jane Watson. La donna che ho amato fin da prima di cominciare ad apprezzare le ragazze. Vorrei potervi dire che sono io quello accanto a lei. Cavolo, mi cambierei persino con lui. Ehi! Fermi l'autobus! Ecco, quello sono io. Ditegli di fermarsi! Ehi! Ehi! Ferma l'autobus! Ehi, sono, si vuole fermare? Ci stai seguendo dal Woodhaven Boulevard. Grazie, scusi il ritardo. Non ci pensare proprio. Sei una frana, guarda. Diplomandi del liceo Midtown, non vi sparpagliate. Procedete direttamente, tu piantala. Ricordatevi che è un privilegio essere qui. Siamo ospiti del Dipartimento di Scienze della Columbia University, quindi comportatevi di conseguenza. Vediamo di evitare una replica della gita del planetario. Coraggio, gente, restiamo uniti, eh? Procedete su per le scale ed entrate nell'edificio. Scusa, Charles, possiamo girare l'angolo, per favore? Perché? L'ingresso è proprio là. Sì, papà, ma vado alla scuola pubblica. Non posso arrivare in Rolls Royce. Beh, vorresti che la cambiassi con una Volkswagen solo perché ti sei fatto cacciare da tutte le scuole private in cui ti ho mandato? Non l'hai fatto per me. Ma sì, invece. Non devi vergognarti di quello che sei. Io non mi vergogno di quello che sono. Solo che... Solo che cosa, Harry? Lascia perdere. Peter! Ciao, Harry. Ciao, Ben. Come Harry, va? Questo non ti serve? Grazie, papà. Peter, ti posso presentare mio padre, Norman Osborn. Ho sentito molto parlare di te. È un onore conoscerla, signore. Harry mi dice che sei un vero mago della scienza. Sai, sono una specie di scienziato anch'io. Ho letto tutte le sue ricerche sulla nanotecnologia, davvero brillanti. E le hai capite? Sì, ho anche scritto un saggio. Sbalorditivo. Immagino che i tuoi siano fieri di te. Vivo con i miei zii. Sì, sono fieri. Ehi, voi due! Datemi una mossa! È stato un piacere. Spero di rivederti. Certo. Non sembra poi tanto male. No, basta che tu sia un genio. Credo che ti voglia adottare. Dunque, esistono...